La musica di Toto, Live for Today, per andare ad accogliere Tom Bosco e la sua campana. Ciao Tom! Ding dong! Ding dong, eccola qua, inconfondibile, inconfondibile. Inconfondibile. Sono tornato alla cordatura classica, sì, 32. Che qua si sta diffondendo, no, la storia che in realtà questa cosa della cordatura non sia tanto fondata, hai sentito? Sì, ho sentito, sì, però voglio dire, sì, ho sentito, c'è chi dice, e ci sono effettivamente diciamo dei punti a favore di questa visione, cioè del fatto che tutto sommato non... Però ce ne sono altrettanti a favore, quindi io rimango così, alla finestra a vedere cosa succede. Non di meno, devo dire che ho potuto ascoltare dei pezzi che sono proprio proposti dai sostenitori di questa accordatura, che hanno suonato dei pezzi di chitarra per lo più, accordata a 432 e accordata a 440. Ora... c'è poco da fare, io la differenza l'ho sentita, sì. Però credo che sia una cosa estremamente individuale, poi di tanto che volete, con tutti i casini che stanno succedendo, diciamo, chi se ne frega, dici tu? No, non chi se ne frega, però è un argomento interessante, ma vabbè, tanto adesso ne parleremo in questo nostro appuntamento. Ah sì, parliamo di questo? No, parliamo di 432 Hz, ci mancherebbe, non è il mio campo, anche se anch'io suonicchio qualcosa. Ma... No, partiamo da... parto da una notizia, cioè una notizia, una curiosità più che una notizia, e poi passeremo ad altre cosette. Ho fatto un po' una panoramica e ho ripreso alcune delle notizie che sono saltate quella volta che abbiamo avuto quel problema tecnico, quindi li riprendo così. Okay. Però diciamo ero partito da una notizia che si collega bene, e qui mi faccio un po' di pubblicità, perché io l'8 dicembre sarò a Schio all'hotel Norris in Viale dell'Industria 125 per un appuntamento, per un workshop che durerà tutto il giorno insieme a Marco Cesati Cassin, un workshop che si chiama Rivelazioni. Sarà un workshop in cui metterò insieme le mie competenze, Marco metterà le sue. Marco Cesati Cassin è un attore e ricercatore davvero eccezionale nel campo delle sincronicità, delle coincidenze, della vita nell'aldilà, eccetera eccetera, è molto bravo, e insomma abbiamo deciso di creare questo workshop, e potrete trovare tutti i dettagli sulla mia pagina Facebook, quindi per chi fosse interessato varrà molto la pena, perché stavo al di là del fatto di appunto rendere dotti i nostri ascoltatori di questo evento, ma perché tra gli argomenti di cui mi occuperò naturalmente farò un cenno a quella che è la ricerca di cui mi sto occupando ormai da più di un annetto ormai, e mi riferisco alla grande Tartaria. E siccome presenterò delle cosette davvero interessanti e poco conosciute, insomma la mia ricerca è andata avanti e sto scoprendo delle cose che veramente fanno girare la testa, perché è pazzesco quello che sta saltando fuori. Ora non entrerò nel merito di quello che presenterò l'8 dicembre in merito a questo argomento, ma quello di cui vado a parlare adesso in qualche modo si collega molto bene, anche perché come dice il vecchio detto, la storia si ripete, no? Adesso ripeto, non vado a spiegare cosa c'entra questa notizia con la Gran Tartaria, anche se qualcuno adesso lo potrà farsi, potrà diciamo così arrivarci da solo, o comunque farsi delle proprie idee, ma la notizia che mi ha colpito riguarda la Russia che si sta attrezzando sta costruendo vuole dotarsi di almeno 4 sottomarini armati, cioè abilitati a lanciare il Poseidon. Non so se vi ricordate che Putin, è una storia che ormai gira da circa un annetto, praticamente si tratta di
un'arma per certi versi rivoluzionaria, è un siluro, se vogliamo, che date le dimensioni è dura chiamarlo siluro perché è un mini sottomarino più che un siluro, ma la caratteristica di questo tra virgolette siluro è che è dotato di una testata nucleare ed è specificatamente progettato per esplodere, diciamo, è stato progettato per due utilizzi fondamentali. Uno, lanciarlo vicino a un gruppo d'attacco di portaerei, una flotta, cioè un gruppo d'attacco di portaerei americane, anche perché solo loro hanno tutte queste portaerei in giro per il mondo, quindi laddove uno dei sistemi d'arma più importanti, uno dei pilastri della proiezione di forza, chiamiamola così, delle forze armate statunitensi sono i gruppi da battaglia di portaerei, cioè una portaerei con tutte le navi di scorta, le navi di rifornimento, le navi che fanno un po' che proteggono la portaerei, che è il nucleo di questi gruppi da battaglia, quindi tutte le navi, cacciatorpedinieri, lanciamissili per la difesa antiaerea, sottomarini per scoraggiare l'avvicinamento e l'attacco di sottomarini nemici. I russi si sono inventati questo Poseidon, il cui uno di questi scopi è proprio, ne basterebbe uno, che lanciato nel modo adeguato da un vettore altrettanto adeguato, può in un colpo solo far fuori un'intera flotta, diciamo così, un intero gruppo d'attacco, un intero gruppo da battaglia basato su portaerei americano. E quindi, cioè, praticamente è la risposta a basso costo, tra virgolette, elaborata dai russi per fronteggiare una possibile minaccia posta da questi gruppi d'attacco. Cioè, quindi per tagliare le braccia, chiamiamole così, per tagliare il braccio, uno dei bracci armati delle forze armate statunitensi, basato appunto su queste portaerei d'attacco. L'altro scopo di questo Poseidon sarebbe, ed è quello che ha fatto tanto parlare, sarebbe che l'altro utilizzo principale, se non addirittura io direi il principale, sarebbe poter lanciare uno di questi Poseidon verso la costa, presumibilmente la costa orientale, ma è indifferente quale costa sia, statunitense, e esplodere, diciamo così, in vicinanza della costa e creare uno tsunami di gigantesche proporzioni che praticamente spazzerebbe via tutto, spazzerebbe via tutte le infrastrutture, intere città dal costiere degli Stati Uniti, e addirittura potrebbe l'onda di tsunami potrebbe penetrare anche per parecchie decine di chilometri all'interno, si suppone. E quindi niente, notavo che leggevo appunto che i russi cioè vogliono attrezzarsi con dei sottomarini adeguati al lancio di questo innovativo sistema d'arma. E apro e chiudo velocissimamente una parentesi, torno al discorso, ma chi ci ascolta dirà: ma che c'entra con la grande Tartaria? c'entra, probabilmente c'entra molto, perché come ho detto all'inizio, la storia si ripete, e chiudo la parentesi, giusto per creare un po' di curiosità intorno all'evento dell'8 dicembre. Comunque, è interessante perché appunto la notizia, cioè, ovviamente nelle testate specialistiche che si occupano di questo genere di argomenti, questo sistema d'arma elaborato dai russi, diciamo che è un grosso grattacapo per il sistema di difesa americano, perché laddove gli americani pensano una delle loro strategie, ed è probabilmente su questo che è basato, anzi non probabilmente, sicuramente l'accerchiamento dei territori russi
con accerchiamento cosa intendo? Il posizionamento di missili antimissile installati in Polonia, mi pare in Romania, in tutti i paesi ex che adesso fanno parte della NATO, ma che un tempo facevano parte del patto di Varsavia, questo circondare la Russia di sistemi antimissile che servono, come ha detto lo stesso Putin, ancora lo disse nel lontano 2004, mise in guardia contro questa strategia statunitense. Disse: accidenti, qua è inutile che mi vengano, cioè, non so se lo ricordate, che la prima la prima ridicola scusa che elaborarono gli Stati Uniti, che dissero, che insomma, che tirarono fuori gli americani per giustificare il posizionamento di questi sistemi antimissili, era per prevenire un possibile attacco da parte dei missili iraniani, no? Cioè, allora, per prevenire un possibile, che poi non si capisce perché mai l'Iran dovrebbe lanciare missili contro l'Europa, ma lasciamo perdere le possibili motivazioni, ma come si può pensare che per contrastare un possibile attacco missilistico iraniano io vado a posizionare dei sistemi antimissile tipo Patriot o altro in Polonia, in Romania e in quei paesi lì? È chiaro che invece la strategia, penso che chi ci ascolta almeno l'abbia sentito dire, è quella di poter impunemente colpire con un attacco nucleare preventivo la Russia. Gli americani colpirebbero la Russia con un attacco preventivo, e con questi sistemi antimissile posizionati vicino ai confini russi renderebbero difficile, se non impossibile, un contrattacco da parte della Russia. È ovvio che se gli americani lanciassero un attacco contro un attacco nucleare preventivo con missili balistici verso la Russia ovviamente avrebbe il tempo comunque di lanciare i suoi, che però verrebbero immediatamente intercettati da questi sistemi antimissile posizionati vicino ai suoi confini, rendendo vano qualunque, appunto, questo contrattacco. Invece questo nuovo sistema d'arma, unito agli altri di cui si è parlato, ma su cui adesso non tornerò, ma che ha anche questi altri sistemi presentati, queste Wunderwaffe di salsa russa, cioè le armi meraviglia, come si chiamavano, no? Le armi innovative che usarono o che elaborarono i tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, sperando di capovolgere le sorti di un conflitto ormai perduto, le armi, sì, le V2 e altre cosette, diciamo le Wunderwaffe in salsa russa, questa è soltanto una degli altri sistemi d'arma davvero pazzeschi che hanno, parlo dei missili ipersonici e di altre cosette del genere, diciamo dei missili balistici, anzi non si possono nemmeno più chiamare balistici perché sono in grado di manovrare e quindi non seguono una traiettoria balistica, elaborate dai russi, cioè insieme appunto a innovativi sistemi missilistici e virtualmente impossibili da intercettare data la velocità e la traiettoria che sono in grado di seguire. Questo Poseidon è un altro giocattolino davvero preoccupante per gli statunitensi, perché come fai è dura intercettare un affare che si muove sott'acqua, che può percorrere in maniera autonoma o semi-autonoma centinaia o migliaia di chilometri e arrivare praticamente al bersaglio con scarsissime possibilità di essere rilevato. Anche perché, e qui chiudo l'argomento del Poseidon, si mormora, e non mi riesce difficile crederlo, che tra le varie possibilità, anche se questo lo renderebbe più rumoroso secondo me e quindi più facilmente rilevabile, questo Poseidon potrebbe viaggiare a velocità piuttosto interessanti sott'acqua, proprio per il fatto che i russi da decenni hanno sviluppato, seguiti dai cinesi anche, hanno sviluppato
dei sistemi a cavitazione installati sui siluri squall di cui ho parlato in altre occasioni e che furono al centro della tragedia del Kursk, se ricordate ne ho parlato, quel sottomarino, quel gigantesco sottomarino, anzi l'ammiraglia della flotta del nord russa che affondò nel 2000, era il 2000, e le circostanze di quella tragedia rimangono tutt'oggi molto oscure, cioè non si trattò di un incidente ma si trattò di ben altro. E quest'altro aveva a che fare col fatto che quel sottomarino era equipaggiato con questi innovativi siluri squall, siluri a supercavitazione, che per spiegare a chi ci ascolta e magari non conosce la questione, sono dei siluri che creano, grazie a questo sistema a cavitazione, creano una bolla intorno al siluro, una bolla d'aria intorno al corpo del siluro. E quindi il siluro, che poi non si può più nemmeno chiamare siluro, ma penso che la definizione più adeguata sia missile sottomarino, non essendo a contatto con l'acqua e quindi con l'attrito generato dall'acqua, ma viaggiando dentro una bolla d'aria, può viaggiare sott'acqua a delle velocità inarrivabili a qualunque siluro tradizionale in dotazione alle forze della NATO, americane o altro. Cioè stiamo parlando di oggettini che sott'acqua possono viaggiare a... mi baso su dati vecchi, credo che abbiano anche migliorato queste prestazioni, ma all'epoca, se non sbaglio, potevano viaggiare sott'acqua a velocità intorno ai 400 km orari e anche di più, laddove un siluro convenzionale può viaggiare a 80-90 km orari, cose così. E credo che questa tecnologia a cavitazione potrebbe essere applicata, o anche no, ma non è indifferente alla fin fine, anche a questo Poseidon, che quindi potrebbe tranquillamente viaggiare sott'acqua a velocità molto sostenute, anche se non so quantificare quanto, date le sue dimensioni che insomma sono piuttosto considerevoli, perché è lungo, dunque, è lungo circa 24 metri ed è largo circa 1,06 m, quindi insomma non è proprio piccolo, però dato che è dotato di un sistema di propulsione alimentato da un mini reattore nucleare, che è una tecnologia che è sviluppata dai russi con grande successo, cioè questo affare può viaggiare a un'autonomia incredibile. Quindi teoricamente, dice qualcuno, non avrebbero neanche necessità di adattare dei sottomarini per lanciarlo, potrebbero tranquillamente lanciarlo dalle loro coste. Questo viaggia sotto l'oceano, sul fondo dell'oceano, comunque a profondità notevoli, e pian piano arriva fino al bersaglio con calma. E quindi c'è qualcuno che lo vede come la risposta russa nel caso che, appunto, lo scenario che ho rappresentato in precedenza si verificasse, ovvero sia un annichilimento o una distruzione dell'arsenale balistico russo da parte di un attacco preventivo nucleare americano, i russi avrebbero comunque la possibilità di colpire con questo sistema in maniera molto efficace, e anche se ovviamente, data le distanze eccetera eccetera, con addirittura a giorni di distanza da questo attacco nucleare preventivo. Ad ogni modo, staremo a vedere. Pare che i russi, appunto, abbiano ordinato una nuova classe di sommergibili, in quattro esemplari, questi Khabarovsk si chiamano, e vedremo. Ma vabbè, l'ho trovata curiosa per i motivi che ho esposto poc'anzi, così come sempre il tema di sottomarini, visto che mi sembra che sia stato un argomento trattato da qualcuno dei colleghi qua a Walter Nights in occasioni precedenti, sempre a proposito sottomarini, anche se lo scenario è completamente diverso.
Quando è stato? Qualche giorno fa, al largo della Spagna, cioè gli spagnoli sono riusciti a catturare un sommergibile ripieno di 3 tonnellate di cocaina. 3 tonnellate di cocaina, no? Cioè, a conferma del fatto che, come dicono alcuni ricercatori, come affermano alcuni ricercatori, ormai il narcotraffico non si avvale più di anche, sì, se non in minima parte, non si avvale più di, non so, droga nascosta nei container o trasportata da navi clandestine. Ormai usano i sottomarini. Questo qua arrivava direttamente da dov'è che arrivava? Dalla Colombia, ecco. Quindi i cartelli colombiani, con tutti i soldi che hanno potuto addirittura sviluppare e costruirsi i propri piccoli sottomarini di 20 metri con cui, con un equipaggio di 2 o 3 persone, sono in grado di percorrere lunghe distanze e portare tonnellate di roba direttamente qua in Europa. Chiusa la questione sottomarina. Altra notizia interessante, prima di arrivare altra notizia interessante, perché si collega un po' a un articolo che abbiamo pubblicato sull'ultimo numero 140 di Nexus, attualmente disponibile, che si occupava del 5G e soprattutto del fatto, ripeto, che è una cosa non molto nota, che il sistema 5G, una volta dispiegato a livello globale, il fulcro di questo sistema, il 5G, non sarà soltanto basato sui ripetitori e sulle antenne, il numero altissimo di antenne che saranno diffuse come la peste nelle nostre strade, nei lampioni, negli alberi, poi i ripetitori, le torri dei ripetitori, perché ricordiamo che essendo basato sulle microonde, quindi sulle onde millimetriche per lo più, per poter utilizzare questa banda di frequenza, hanno bisogno di moltiplicare, a parte che il sistema 5G richiederà molta più energia per funzionare, quindi facciamo tanti discorsi sulle fonti rinnovabili, eccetera, eccetera, andiamo a consumare quantità di energia molto maggiori per un sistema che, su cui, insomma, sulle conseguenze sull'ambiente e sulla salute non voglio tornare in questa sede, ma comunque. Dicevo, non è basato questo 5G tanto, non tanto e non solo appunto, sull'infinita, sull'altissimo numero di antenne che dovranno essere costruite e installate nelle nostre città, ma su un sistema di satelliti, cioè praticamente non ci sarà scampo da questa tecnologia. E questo sistema di satelliti, diciamo, il principale attore di questa iniziativa sarà la SpaceX di Elon Musk, quello della Tesla Motors per intenderci. E leggo qui la cosa che mi ha colpito di questa notizia, è che laddove io pensavo che io mi rifacevo a delle fonti, cioè a fonti precedenti, avevo capito che il numero di satelliti previsto per essere messo in orbita dalla SpaceX era tra i 12.000 e insieme ad altri, diciamo così, ad altri vettori privati per un totale di 20.000. Leggo qui, e diciamo che la fonte è Business Insider, quindi voglio dire, è una fonte abbastanza, tra virgolette, attendibile. Cioè, il solo progetto Starlink, così si chiama questo progetto. No, non 12.000, 42.000, 42.000 piccoli satelliti che praticamente avvolgeranno ogni angolo del globo terrestre. Comunque, la cosa che mi ha colpito qui è che già adesso cominciano a manifestarsi dei problemi, perché ce ne sono appena 120, ne sono stati messi in orbita appena 120 e già cominciano a manifestarsi problemi. Perché in campo astronomico, cioè praticamente il riflesso e anche le emissioni,
elettromagnetiche dovute appunto al sistema, essendo dei ripetitori o comunque dei, insomma, sia dal punto di vista ottico che dal punto di vista elettromagnetico, solo 120 satelliti stanno cominciando a dare grossi problemi in campo, nella ricerca astronomica, perché praticamente riflettendo la luce nella banda ottica per il riflesso che fanno quando volano sopra, quando si muovono, quando sono posizionati sopra un osservatorio che magari, parlo di un telescopio, di quelli che vengono utilizzati dai vari enti di ricerca mondiali per la ricerca astronomica, già adesso rendono molto più difficile, se non addirittura impossibile, effettuare, almeno in certe ore, determinati tipi di ricerca. E questo vale non tanto non solo per appunto i telescopi ottici, ma anche i radiotelescopi che vengono in qualche modo, siccome le frequenze utilizzate da questi piccoli satelliti rientrano nella banda utilizzata dai radiotelescopi, insomma, se già adesso con 120 satelliti cominciano a manifestarsi questi problemi, un sacco di ricercatori, di astronomi stanno protestando e stanno, insomma, stanno alzando la voce dicendo: "Capri, noi non possiamo più lavorare", provate a immaginare quando ce ne saranno sopra di noi ben 42.000, cioè 42.000. E niente, tra l'altro l'articolo pubblicato su Nexus, che è molto interessante, in pratica spiega come questa selva di satelliti sia, alla fine si rivelerà per quello che effettivamente è una vera e propria gabbia. Una gabbia posta intorno, una gabbia a maglie strette che verrà posta intorno al nostro bel pianeta e che avrà delle conseguenze su molti piani, non soltanto sul piano fisico, come la notizia che ho appena riportato, ma su molti piani. Per chi, diciamo così, è addentro a questioni un po' più esoteriche, saprà che il corpo umano non è semplicemente il corpo carne e sangue che vediamo la mattina brutto davanti allo specchio, ma in realtà noi siamo composti da vari corpi interpenetranti uno nell'altro, il corpo eterico, il corpo astrale, eccetera, eccetera, e quindi anche il pianeta stesso ha la classica aura, no? Di cui si parla tanto. Ah, io vedo la tua aura. E quindi anche il pianeta stesso ha dei corpi sottili e questa rete di satelliti andrà a intaccare profondamente il funzionamento, chiamiamolo così, del corpo, dei corpi o del corpo sottile della Terra, insomma. Chiuso l'argomento dei satelliti, mi sembrava una notizia comunque meritevole di essere citata. E prima di entrare nel merito di quello che mi interessava discutere qui, un paio di notizie o presunte tali. Una notizia che è filtrata la scorsa settimana o poco di più, che riguarda il presidente Trump. Non so se l'avete sentita o se è già stata data qui da qualcun altro. Che pare che, insomma, durante, non mi ricordo in quale occasione, si sia recato senza preavviso presso l'ospedale militare Walter Reed per un'analisi approfondita con, diciamo così, con sistemi medici che non sono a disposizione diciamo così, presso la Casa Bianca, per verificare se il presidente non fosse stato intossicato tramite, chiamiamolo avvelenamento, tramite cibo o acqua che gli è stata somministrata, se non fosse stato, diciamo così, contaminato da un particolare agente chimico a scoppio ritardato, si potrebbe definire. Insomma, potete immaginare qual è il livello dopo decenni di ricerca in questo campo, che cosa certi laboratori siano stati in grado di elaborare, insomma, negli ultimi decenni nel campo diciamo, delle sostanze chimiche capaci diciamo, di produrre effetti non proprio gradevoli
se non proprio causare la morte negli organismi in cui vengono diciamo così immessi. Quindi pare che, io non lo sapevo, ma non mi riesce neanche difficile immaginare che possa essere così. Comunque questa notizia prendetela con le pinze, perché non è una notizia che avviene da diciamo così, beh, la citata un Mike Adams, che è comunque un collaboratore, collabora sporadicamente con Alex Jones su Infowars. Quindi, insomma, sembra che Trump si sia andato a far visitare, senza peraltro che sia stato riscontrato nessun problema, dopo che un suo, diciamo, una persona che evidentemente è deputata, come si faceva peraltro secoli fa, l'assaggiatore, no? I re avevano qualcuno che assaggiava i cibi prima di mangiare, per vedere se erano avvelenati. E pare che ci siano figure del genere anche nello staff dedicato alla sicurezza del presidente, e pare che appunto la persona in questione si sia sentita male dopo, in maniera piuttosto strana, e quindi si è resa necessaria la verifica, se non per verificare che questa particolare tossina che avrebbe colpito questa persona della sicurezza, se anche il presidente non fosse stato in qualche modo colpito da questa cosa. È interessante perché naturalmente qui si parla, ovviamente i mandanti di questo possibile presunto tentativo sarebbe il cosiddetto stato profondo, il deep state, di cui si parla ormai da tempo, no? E si dice che, insomma, è ovvio che assassinare il presidente, cioè è chiaro che è un tentativo di o assassinare il presidente, ma assassinare il presidente con metodi tradizionali, secondo la visione di questi qua, potrebbe essere controproducente, perché lo renderebbero un martire, quindi con tutte le conseguenze mediatiche e sociali del caso. Ma se invece appunto il presidente a un certo punto morisse per cause, tra virgolette, naturali, chiaro che più di tanto, sì, chiunque sollevasse il ditino dicendo: ma quali naturali, l'hanno assassinato, verrebbe tacciato di essere un complottista, eccetera eccetera, che non ci sono prove di questo, e bla 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 bla. È chiaro, se invece il presidente fosse assassinato da qualcuno che gli spara, come avvenne appunto per il defunto presidente Kennedy, di cui adesso c'è un'altra notizia che richiama anche lui, appunto sarebbe molto più gestibile la situazione. O addirittura, ipotizza qualcuno, questa particolare tossina o agente chimico, diciamo così, ad azione tra virgolette ritardata, potrebbe non uccidere il presidente, ma renderlo incapace di, non dico incapace di intendere di volere, ma lo renderebbe, lo metterebbe non più in condizione di esercitare il suo mandato, no? Mettiamola così. Cioè, pur senza ucciderlo, lo rendi incapace di prendere decisioni, o comunque di poter agire in virtù della sua carica, e quindi si otterrebbe lo stesso scopo, perché è chiaro che un presidente incapace di svolgere la propria funzione verrebbe immediatamente sostituito dal vicepresidente, o comunque messo fuori dai giochi. Ora, ho citato Kennedy perché c'è un'altra notizia altrettanto non verificata, ma vedremo. A me piacerebbe davvero che succedesse. È una voce, una possibilità. Qualcuno dice che Trump, una mossa che potrebbe fare Trump nel prossimo, una imminente mossa che potrebbe fare Trump, e sarebbe veramente qualcosa di pazzesco, sarebbe di ripristinare l'ordine esecutivo 11111110. Vediamo, Fabio, se sai di che cosa sto parlando e chi emise per primo l'ordine, diciamo così,
l'ordine esecutivo 11110. Chi fu il primo e che cosa era questo 11110? Ho citato prima un altro presidente assassinato e fu assassinato proprio per questo, secondo me, e non solo secondo Non saprei, guarda. Non me. Non sapresti, era una saprei. domanda trucco, quindi non sai o non ti ricordi. Diciamo che non ti Non mi ricordi, Carlo, ricordo, dai, non ti sicuramente non ricordi. mi ricordo. Non ti ricordi che nel 1963 il presidente John Fitzgerald Kennedy emise, nel giugno, il 4 giugno del 1963, emise questo ordine esecutivo con cui praticamente a battere in moneta, a emettere banconote, non era più la Federal Reserve, ok, ma era il Tesoro degli Stati Uniti d'America. Tant'è che le banconote, che poi sono state immediatamente ritirate, tant'è che cioè, sono quelle poche che circolano ancora fra i collezionisti, sono valutate parecchio e sono caratterizzate da un bollino rosso, laddove invece le banconote che circolano normalmente sono caratterizzate da un marchio verde. Comunque, queste banconote da Erano un tipo certificati dollaro, da d'argento, no? Se non ricordo male. Ora che mi hai fatto venire in mente. cosa? Erano tipo certificati d'argento, una cosa del genere. Anche, c'erano Sì. anche, anche ah, c'era, credo che siano state battute anche delle monete d'argento. No, no, io sto parlando di banconote che entrarono regolarmente in circolazione, ma che non erano emesse dalla Federal Reserve, sì, dal Tesoro. Tant'è che su queste banconote, laddove le banconote che circolano ancora oggi, c'è scritto Federal Reserve Note, che vuol dire banconota della Federal Reserve, quelle c'erano scritto United States Notes, cioè banconota degli Stati Uniti, cioè non erano emesse con tutte le conseguenze relative al signoraggio e balle varie dalla Federal Reserve, che come tutti sappiamo è un ente in mano a privati, ma non è un, anche si chiama Riserva Federale, è soltanto un nome per ingannare gli sciocchi. Dando a intendere, così come Banca d'Italia, no? La Banca d'Italia, uno pensa, Banca d'Italia sarà un organo, nessuno, pochissimi sanno che la Banca d'Italia, che peraltro oggi vabbè, fa parte ha delle quote nella Banca Europea, ma comunque la Banca d'Italia è in mano praticamente quasi totalmente a privati, tant'è che c'era stato qualche anno fa era saltato fuori un'iniziativa legislativa che obbligava, c'era stato proprio, adesso non mi ricordo, perdonerete, ma mi ricordo che era saltata di nuovo fuori la questione per la quale i detentori privati delle quote della Banca d'Italia sarebbero stati obbligati a restituire le loro partecipazioni private allo Stato, cioè cosa che poi naturalmente, come un sacco di altre cose, è passata in cavalleria. Pochissimi ne sanno qualcosa e ancor meno si sono accorti che questa iniziativa non è stata diciamo così portata a termine. Comunque, provate a immaginare se davvero perché per finire il discorso su Kennedy emise quest'ordine il 4 giugno del 63 e nel novembre, come tutti sappiamo, fece la brutta fine che ha fatto. In molti pensano, io sono fra questi, che il motivo principale per cui, tra i molti altri che sono stati addotti per il suo assassinio, il motivo principale per cui è stato fatto fuori è stato proprio questo, il suo tentativo di restituire al popolo americano la gestione del denaro, diciamo così, che invece per toglierlo invece ai bankster, alla mafia bancaria che impera anche oggi, tuttora, e per togliere il potere ai privati di emettere moneta con tutte le conseguenze relative alla gestione di questa moneta, alla stampa di questa moneta, al signoraggio e compagnia cantante. Quindi, vabbè, vediamo, è una voce che circola in certi ambienti, potrebbe essere semplicemente una fake news, però
Però vedremo se davvero Trump facesse una cosa del genere, ragazzi miei, credo proprio che ne vedremo delle belle, ma veramente. Vabbè, vedremo se questa cosa ha un fondamento o no, perché se fosse così, presumo che sarà una... Se dovrà avviare un'iniziativa del genere, lo farà nel giro di qualche settimana o al massimo, io credo che sia una questione di settimane se lo deve fare, e se no vuol dire che semplicemente una bella, tra virgolette, invenzione di qualcuno che ama far circolare e illudere la gente che davvero ci sia ancora, diciamo così, la speranza di sovvertire un sistema che vabbè, lasciamo stare. Comunque, quando non ci siamo sentiti a causa di quel problema, l'argomento che adesso naturalmente riassumerò in pochissimo, in poco tempo, perché ho già parlato abbastanza di altre cose, era relativo a quello che sta succedendo. Diciamo, sono due gli argomenti veramente interessanti, e tra l'altro sono due argomenti di cui si parla veramente troppo poco. Uno riguarda praticamente la virtuale scomparsa delle macchie solari, il ciclo undecennale delle macchie solari del nostro Sole, che tra l'altro è un argomento di cui io mi interessai la prima volta ancora negli anni 90, quando lessi quel magnifico libro di Cotterell, Maurice Cotterell e Adrian Gilbert, che pubblicato anche in Italia col titolo Le profezie dei Maya. Questi due ricercatori, esaminando appunto la cultura, le conoscenze dei Maya, eccetera eccetera, avevano dedicato una buona parte del libro alla questione relativa ai cicli delle macchie solari che i Maya, su cui i Maya si erano molto interessati, e che loro spiegavano che particolari, diciamo così, cicli solari caratterizzati da un abbassamento del numero di macchie solari che compaiono sul Sole, o addirittura la loro assenza per lunghi periodi, aveva delle grosse conseguenze sul nostro pianeta, conseguenze a livello climatico innanzitutto, laddove diciamo così, la scomparsa l'assenza o comunque la riduzione delle macchie solari corrispondeva a cambiamenti climatici caratterizzati dal freddo, cioè praticamente il clima diventava molto più freddo. In effetti loro facevano riferimento al minimo di Maunder, che avvenne appunto tra il 1800, non mi ricordo quando è stato il minimo di Maunder, intorno al 1800, insomma, che fu tra l'altro un periodo proprio in corrispondenza di questo minimo di Maunder, che si prolungò per alcuni decenni, in effetti il nostro pianeta fu caratterizzato da, diciamo così, da eventi climatici davvero strani. Fu proprio nel bel mezzo del minimo di Maunder, anche se non è stato l'unico responsabile, ma ci fu anche l'eruzione del monte del vulcano Tambora, comunque nel 1816, insomma, tra il 1812, che tra l'altro, ripeto, mi riallaccio a quello che affermavano Cotterell e Gilbert, che affermavano che questi minimi delle macchie solari avevano degli influssi non soltanto sul clima prima di tutto, ma anche a livello sociale, in qualche modo anche gli eventi
eventi principali della storia umana, guarda caso, succedevano delle cose anche a livello globale e sociale. Infatti, ci fu 1812, ci fu 1811, 1812 sono gli anni delle famose guerre napoleoniche. Il 1815, appunto, ci fu il famoso anno senza estate, che tra l'altro fu, piccola, tra le varie curiosità, fu l'anno in cui Mary Shelley, insieme ad altri colleghi, amici scrittori, erano andati per passare l'estate, erano andati in Svizzera per passare l'estate, si ritrovarono in un'estate che non ci fu, perché praticamente in quegli anni, nell'anno senza estate, ci furono addirittura nevicate a luglio negli Stati Uniti, per esempio. E anche in tutto il mondo, insomma, ci fu un clima assolutamente pazzesco. Non ci fu estate, ci fu un clima rigido, laddove avrebbero d'estate c'erano nevicate, ghiacciate. Potete immaginare a livello alimentare che cioè, si scatenò la carestia in numerosissimi posti. Insomma, questo per dire che questo abbassamento, diciamo così, queste fasi solari caratterizzate da un'assenza appunto di macchie solari, hanno un notevole influsso su quello che succede qua giù. Questo per dire che è quello che sta succedendo adesso, cioè praticamente già quest'anno abbiamo battuto il numero di giorni, adesso non ricordo quanto siano, ma comunque abbiamo già battuto il numero di giorni consecutivi di assenza di macchie solari, che era un record che apparteneva al 2018. In quest'anno abbiamo già battuto il record dell'anno scorso, cioè ci stiamo avvicinando a un periodo, dicono gli scienziati, che un'attività così bassa, un'attività solare così bassa, non si vedeva, mi rifaccio a quanto dicono loro, da almeno 200 anni. E naturalmente la NASA e i vari enti di ricerca, non si sbilanciano troppo a parlarci delle conseguenze, ma chi invece appunto va un po' più in là e fa i parallelismi, i dovuti parallelismi con quello che successe nel passato, il minimo di Dalton, tra l'altro, appunto andò avanti dal 1790 al 1830, e in quella finestra temporale, come dicevo, è avvenuto un po' di tutto. Credo che abbia a che fare, appunto, dicevo prima, col clima, dicevo prima con stranamente in corrispondenza di queste strane anomalie climatiche e solari, si verificano degli strani eventi che rimangono comunque nella storia. E io credo, e non penso di essere l'unico, credo che, come ovvio che sia, visto che tutto è collegato, come ama dire qualcuno, anche con l'attività sismica. Ora, pochi sanno che nel luglio di quest'anno la California, anche se per fortuna questo si è verificato in un'area, cioè è stato naturalmente. Questi eventi sono stati avvertiti da moltissime persone, però l'epicentro di questa attività sismica si è verificato in corrispondenza della Valle della Morte, che è un deserto che si trova in California, per l'appunto, e quindi, però, insomma, qui stiamo parlando del fatto che a luglio ci sono state ben tre scosse, una di 6,2, no, una di 6,1, che non è male. Una di 6,2 e un'altra che è arrivata il 5 luglio a 7,1 Richter. Ragazzi, 7,1 è una botta mica da ridere, ma è fin qui, vabbè. Ok, California, si sa, uno pensa subito alla faglia di Sant'Andrea, però
ma in realtà la faglia di Sant'Andrea c'entra molto relativamente con questo scenario, perché in realtà ci sono delle altre faglie che si sviluppano ben più all'interno del territorio e non soltanto alla California, ma anche a stati confinanti. E il punto è questo, che da allora, da luglio, ci sono state quelle che si chiamano scosse di, qua in Italia si chiama sciame sismico, no? Mi piace questo, uno pensa a queste veste, no, insomma, queste scosse di assestamento. Prova a indovinare quante sono state da allora. Dai, Centoventi. butta una cifra, dai. 120, che sto qua, sto qua a fare tutta sta manfrina per 120 misere scosse d'assestamento da luglio. Ah, di 120? assestamento, beh, Sì, saranno scosse di state assestamento, perché migliaia. poi sono arrivate anche in alcuni casi a 2,5, quindi scosse, non proprio scossettine piccoline che non sente nessuno, in qualche modo se uno ci sta con le chiappe sopra le sente. Comunque stiamo parlando di oltre 100.000 scosse di assestamento, cioè 100.000 scosse di assestamento. E questa situazione, intanto i vari diciamo sismologi, comunque chi studia questo genere di argomenti, sta riscontrando quanto poco noi si sappia, o meglio loro sappiano, delle linee di faglia. Cioè, stanno scoprendo che in realtà le linee di faglia che si stanno, il terreno in conseguenza di queste scosse, sia quelle principali che quelle di assestamento, si stanno aprendo delle voragini, delle crepe, delle fessure, e tra l'altro seguono uno schema geometrico piuttosto interessante. Cioè, loro addirittura dicono: Cappelli, sembra quasi di vedere le tessere di un domino, e sappiamo tutti sappiamo tutti il domino come funziona, no? Quando butti giù una tessera del domino, brrr, Brrr, no? stanno Ecco. suonando le campane, Tommy, Anzi, disturbi suonando. E di dove sono le di campane? Brescia, San Giuseppe. San Giuseppe. Allora, in onore di San Giuseppe, concludo dicendo questo, che tutto questo scenario legato a queste no, grosse scosse, queste enorme sciame sismico, eccetera, eccetera, sta cominciando a preoccupare molte persone, che cominciano a presagire che tutto questo sia, diciamo così, il preambolo di qualcosa di molto, ma molto grosso, che potrebbe verificarsi in California, negli stati confinanti, in un prossimo futuro, anche se nessuno può sapere quando, no? Come che diceva quella frase biblica, come un ladro nella notte, non si sa quando succederà, però qualcuno ipotizza che potrebbe essere anche molto presto. E qui si parla di un evento di catastrofico di tale portata da provocare milioni, cioè insomma è una roba grossa, molto grossa, come si vede nei famosi film catastrofici di Hollywood. E qui concludo salutandovi con San Giuseppe e le sue campane. Ci sentiamo la prossima settimana. Buonanotte a tutti. Grazie, Tom.